Il Natale 2020 è stato a dir poco diverso. Lo sarà naturalmente anche il Capodanno ormai alle porte. Tra i tanti divieti legati alle prescrizioni anti-Covid non c'è, contrariamente a quanto prospettato inizialmente, quello relativo ai giochi pirotecnici. Dunque, per gli appassionati dei fuochi d'artificio, l'arrivo del nuovo anno potrà essere festeggiato, senza virgolette, col botto. È l'auspicio soprattutto degli operatori del settore degli artifici pirotecnici che, lamenta ASPI, l'associazione di categoria, quest'anno hanno già perso l'85% del fatturato. A risentirne ovviamente l'intera catena, dal produttore fino al piccolo venditore finale, spesso un ambulante. Ne abbiamo avvicinato alcuni per chiedere di come stiano andando le vendite. Poca la voglia di parlare. Davanti alla telecamera, o più spesso a microfoni spenti, il dato che accomuna tutti, legato al netto calo delle vendite. Un calo probabilmente riconducibile al fatto che, sulla scorta di quanto accaduto a Natale, il Capodanno si celebrerà tra pochi intimi o comunque in comitive a ranghi assai ridotti. Di qui la scarsa voglia di festeggiamenti pirotecnici. Per quanti invece non vi rinunceranno, l'appello dei venditori affinché acquistino solo fuochi d'artificio autorizzati e quindi legali, con tanto di licenza di pubblica sicurezza. La vendita dei giochi pirotecnici è scesa drasticamente per questi problemi legati alla pandemia. Siamo qui nella speranza di vendere qualcosina in più. E i nostri giochi pirotecnici sono sicuri perché prima di tutto vengono fabbricati delle fabbriche specifiche dove hanno anche delle omologazioni, quindi c'è un controllo e una sicurezza prima di usarli chiaramente. Come consiglio, prima di tutto vorrei consigliare di leggere le indicazioni riportate al retro di ogni gioco pirico, che all'interno ci sono qualsiasi istruzione dove una persona con poca esperienza può applicare per sparare.